Ciao a tutti e tutte. Mai avrei pensato di fare un messaggio per il 25 aprile perché non ci potevamo incontrare nelle piazze, nelle strade, alle lapidi dei partigiani, a cantare Bella Ciao tutti insieme. Però questa è la situazione che stiamo vivendo e credo che mai come oggi, in una data del genere, dobbiamo vivere questa situazione non adeguandoci a quello che c'è e non pensare che dobbiamo tornare a come eravamo prima, è una delle cose che sento dire tantissime volte. Come eravamo prima non era bellissimo, perché ce ne accorgiamo oggi quando ci mancano i letti degli ospedali, quando manca la terapia intensiva, quando mancano i fondi per poterci curare. Non eravamo bellissimi prima quando la solidarietà era un optional e quando non si comprendevano tutte le cose in più che avevamo rispetto alla situazione che stiamo vivendo oggi, dove ci accorgiamo che a volte ci basta veramente poco, e forse una delle cose che ci manca di più sono i rapporti sociali, sono i rapporti umani. Io credo che anche i partigiani e le partigiane non intendevano tornare a come erano prima, soprattutto perché si viveva il fascismo, ma soprattutto perché lottare, resistere, sacrificarsi come hanno fatto per tutti noi significava costruire qualcosa di nuovo. Io credo proprio questo, credo che proprio oggi non dobbiamo pensare a tornare come eravamo prima, ma dobbiamo pensare a quello che potremo costruire per il futuro. Io credo che sia un crimine veramente quello che sta avvenendo dal punto di vista sanitario, dove non ci sono i letti, dove non c'è la terapia intensiva, dove dottori, infermieri, dove tutti quelli che lavorano per noi nella sanità non hanno uno stipendio adeguato, non hanno le protezioni. E questo non perché i soldi non ci sono, perché i soldi dello Stato ci sono, ma vengono utilizzati per tutt'altro. La nostra vicenda, quella del treno ad alta velocità Torino-Lione, credo sia emblematica. Faccia vedere come i soldi ci siano, possano essere spesi, possano essere investiti. Anche l'Europa stessa può dare questi soldi, ma che vanno messi per volontà di Stato, per volontà di tutti i governi che fino ad oggi si sono succeduti in un'opera inutile che non ci servirà assolutamente. E non vanno investiti invece nelle cose che servono, ma quelle che servono veramente, che servono a tutti e tutte. Io credo che da questo dobbiamo imparare, proprio oggi, nel giorno del 25 aprile, proprio oggi dove portiamo, credo, il nostro più alto rispetto e il nostro cuore si apre per tutto ciò che quei ragazzi e quelle ragazze hanno fatto per tutti noi, un sacrificio enorme, ma che è nato dalla voglia di schierarsi, dalla voglia di essere partigiani, che per me continua a essere il più alto valore morale in questo paese. Vorrei salutare tutti chiudendo con una frase di un gruppo, gli Atrasta Group, che secondo me esemplifica molto il tempo che si viveva all'epoca. Che se anche stanotte durasse 100 anni saremmo svegli abbracciandoci al buio. Il nemico è alle porte della nostra città. Se anche stanotte durasse 100 anni staremmo in piedi, abbracciati ad un sogno, che ha una scritta sul volto. Da qui non si passerà. Buon 25 aprile. Ora è sempre Resistenza. Ora è sempre Notav. Mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi sempre.